ci sono informazioni distorte per quanto riguarda la vaccinazione riguardante i medici di medicina generale. Perché questo? Perché ancora l'accordo regionale sottoscritto i primi di marzo non è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Credo oggi o ieri l'assessore Razza ha firmato la circolare applicativa di questa vaccinazione. Andremo a fine marzo o i primi di aprile, perché? Perché i medici dovranno decidere dove fare i vaccini. Questo perché? Perché la vaccinazione è volontaria. Il medico se vorrà fare vaccino dovrà dare comunicazione all'ASP e decidere se farlo nel proprio studio o presso i centri vaccinali oppure presso unità mobili. Le unità mobili che servono per vaccinare i pazienti che non si possono muovere da casa. La criticità in questi giorni è che mancano i vaccini Moderna, che sono quelli che dovrebbero dare ai medici di medicina generale che magari vaccinerebbero presso i propri studi. Se arrivano i vaccini Moderna, e arriveranno probabilmente a metà aprile anche Johnson & Johnson, parliamo di un 20-25 giorni al massimo, però poi le ASPE si devono organizzare per chiedere appunto ai medici cosa vogliono fare. Ripeto, è una vaccinazione volontaria, ci sono medici che probabilmente non vorranno vaccinare in ambulatorio, andranno presso i centri vaccinali, ci sono medici che non vorranno vaccinare completamente, anche perché qualche rischio nei propri ambulatori c'è, perché siamo soltanto soli, mentre presso i centri vaccinali c'è l'amministrativo, l'infermiere, siamo più garantiti. Diciamo, dico ai pazienti, ai cittadini, il medico di medicina generale sarà coinvolto, ma è volontaria la vaccinazione che andrà effettuata.